a tutti e a tutte. Oggi siamo qua per capire cosa sono le prime cose che dobbiamo fare appena abbiamo acquistato la nostra friggitrice ad aria, o appena ci è stata recapitata a casa, o appena l'abbiamo acquistata dal nostro supermercato. La prima cosa da fare è aprire la confezione, ovviamente, cercando di tenere il cartone intatto, perché ci servirà per i 30 giorni che abbiamo disponibile per il reso. La maggior parte sono 30 giorni di reso. Io ne ho prese 3, però anche guardando su altri siti c'è i 30 giorni di reso e poi abbiamo il periodo per la nostra garanzia. Quindi la prima cosa è aprirlo cercando di non rompere il cartone. Lo dobbiamo conservare per questi 30 giorni, perché in caso di reso lo rimandiamo indietro con la sua confezione originale. Ok? Questa è la prima cosa. Poi dobbiamo controllare tutte le sue parti e vedere che sia intatta. Intatta parlo sia fuori. Oddio, ho fatto partire no, sia fuori che non abbia graffi, piegature, il filo rotto, il filo mezzo tagliato, che ne so, il pulsantino questo qua rotto, andiamo a accendere, lampeggiano i numeri, oppure alcuni tasti vanno, altri tasti non funzionano, la luce dei tasti non si accende da tutti i pulsanti dei programmi, questi qua. Ma me ne salta uno, ci sono tante cose che dobbiamo controllare, eh? Queste sono tutte da controllare. Poi un'altra cosa molto importante è leggere completamente tutto il libretto delle istruzioni. La maggior parte di quelli che compriamo online, soprattutto, non hanno le istruzioni in italiano, ma non tutte, eh? Quelli che non ce le hanno si possono reperire ufficialmente sul sito ufficiale, a volte c'è il PDF che si può scaricare, qualcuno l'abbiamo anche noi nel gruppo, che comunque sotto vi lascio i dati anche del gruppo, oppure potete chiedere sempre noi a noi nel gruppo, perché se non sanno, però quelle che le hanno, tipo l'InSky ce l'ha, e altre ce le hanno, ma non mi ricordo i nomi delle marche, perché sono veramente tantissime. Mi raccomando, leggere le istruzioni perché sono importanti, soprattutto la parte della sicurezza, ok? Sono molto importanti. Poi, dopo che abbiamo controllato tutta la parte esternamente, ah, dimenticavo, quando sono passati i 30 giorni del reso, partono i 2 anni di garanzia. 2 anni di garanzia vuol dire che noi dal 30° giorno la scatola ce ne possiamo comunque liberare. E se succede qualcosa nei 2 anni di garanzia, possiamo rimandarla o aggiustare da loro o ti chiedono il reso e ti fanno rimborso, dipende da azienda a azienda, e si può mettere dentro qualsiasi tipo di scatolone e verrà il corriere a casa a prenderlo. Non dovete spedirla voi, non avete nessuna spesa di spedizione e ci si mette d'accordo tramite, dipende, ad esempio, quelle prese su Amazon si contatta direttamente il venditore e tramite loro poi ci si risponde e ci si mette d'accordo, ok? Mentre quelle comprate in negozio la dovete portare voi in negozio e poi procedere, portare lo scontrino e tutto il resto come gli altri elettrodomestici normalmente. E dura la garanzia 2 anni, ok? Quando abbiamo controllato tutto esternamente, che abbiamo tutti i pezzi a posto, lo apriamo, andiamo a vedere il cestello, vediamo il cestello che è tutto bello antiaderente, non è rovinato, non ha piegature, non ha ammaccature, non ha graffi, ok, tutto a posto. Procediamo allo smontaggio per andare a fare la prima pulizia. Quindi, per smontarla, oggi faccio questo video con l'InSky, ma poi funziona così con tutte. Il tastino si sposta per la protezione, per poterlo staccare dobbiamo tenere premuto e andiamo a tirare su. Andiamo a sciacquare con acqua e detersivo dei piatti
questo e andiamo a lavare questo, ok? Poi con la pezza bella lavata e strizzata andiamo a dare una passata anche qua dentro, intorno, ok? Qua dobbiamo asciugare bene bene bene, cercando di non bagnare la nostra serpentina sopra, ok? Date solo una passata intorno, sotto, e asciugate bene, perché quando la serpentina è bagnata, mi raccomando, non va accesa. Quando abbiamo fatto questo e asciughiamo tutti i nostri pezzi e asciughiamo tutto, andiamo a fare il primo rodaggio a vuoto. Il primo rodaggio a vuoto la mettete dentro il cassetto, mettete dentro il cassetto, l'avviate a 180 gradi per 5 minuti. Quando è trascorso questo tempo, se vedete che ancora se sentite odore di plastica, non vi preoccupate che è normale. Dopo questo tempo, se continua e sentite odore forte di plastica, mettete dentro al cestello o una fetta di pane o mezza mela e richiudete e fate andare altri 5-10 minuti a 180 gradi, ok? Quando abbiamo terminato questo, togliamo la nostra mela, la nostra fetta di pane, quello che avete messo dentro, che fa in modo che tira via gli odori. Andiamo a fare la prima cottura classica, la prima prova per prendere confidenza con le nostre friggitrici. Noi consigliamo sempre nel gruppo le patatine surgelate, perché è una prova. Voi mettete direttamente le patatine qua dentro, chiudete il cassetto, 200 gradi per 15-20 minuti, dipende dalla potenza della vostra friggitrice, dalla quantità delle patatine che mettete. E ogni tanto, dopo i 10 minuti in media, aprite e scuotete, poi richiudete. Non c'è da mettere nessun tipo di pausa. Quando la macchina è in funzione, voi tirate fuori il cassetto, lei in automatico si ferma, voi procedete a scuotere e poi lo andate a reinserire dentro e lui da solo riparte e continua la sua cottura, almeno quelli di ultima generazione. Se poi i modelli precedenti si vanno a fermare, voi vi fate ripartire la macchina con i vari pulsanti, ok? E fino qua ci siamo. Quando abbiamo fatto la cottura delle nostre patatine, dai 18-20 minuti, dipende dal voltaggio, dalla potenza e dalla quantità, soprattutto, tiriamo fuori le nostre patatine. Tiriamo fuori le nostre patatine, stacchiamo la spina, perché la spina va sempre staccata e va tenuta attaccata solo quando si utilizza. Queste sono le sicurezze, io ne ho tre e in tutte e tre c'è scritto che la spina va tenuta staccata, ok? Per la sua sicurezza. Quando noi compriamo una friggitrice, un altro punto importante, quando noi abbiamo comprato una friggitrice digitale, abbiamo i programmi preimpostati, ma abbiamo anche la possibilità di impostare manualmente. Questo alcune volte si ha difficoltà di capire come si deve fare. Chi ha il libretto in istruzione dovrebbe starci scritto. Se non c'è scritto è abbastanza intuitiva. Se non riuscite a capire l'intuitività, chiedere a noi del gruppo, altrimenti lo scrivete qua sotto anche nel video, queste cose qua. Un'altra cosa importante è non usare mai spugne abrasive. Tutto ciò che è morbido, può usare la pezza, può usare la spugna, l'importante è che sia morbido. Tenere sempre la spina staccata e queste sono le basi, ok? Io sotto vi lascio scritto dove potete contattare tutti i miei canali, vi lascio scritto il nome del gruppo, eccetera, eccetera, così per qualsiasi cosa potete contattarci. Un'altra cosa che qua dentro potete metterci le teglie, teglie antiaderenti, e per usufruire del secondo piano potremmo usare la griglia come il microonde, ok? Mi raccomando, per le teglie devono avere almeno 2 cm di differenza tra la misura del cestello e la teglia, per avere il gioco per poterla inserire e poterla uscire, perché sennò abbiamo difficoltà. Non deve incastrarsi, se no andiamo a graffiare tutto, ok? Queste sono le basi principali di inizio. Quando uno fa l'acquisto, queste sono le basi. Spero che il video vi sia utile. Per qualsiasi altra cosa sapete dove contattarmi, ok? Se avete domande, eccetera, potete scrivere anche qua sotto nel canale, va bene?
Alla prossima, iscrivetevi così non perdete gli altri video di ricette e anche tutorial. Ciao!